qui accanto a me un volto che voi nostri spettatori conoscete, che è Massimiliano Ferragina, alle nostre spalle la sua opera, una delle due, che è Madre Terra. Un'opera significativa, anche su internet ha avuto, sulla nostra pagina Facebook ha avuto numerosi consensi, dal significato molto forte, un impatto molto forte. Sì, quello che dice è vero, non me l'aspettavo in effetti, perché comunque è un'opera impegnativa e ha una lettura complessa. Mi è piaciuto esprimere qui un concetto differente da quello solito, dove Dio viene raffigurato semplicemente solo come padre, quando poi il testo biblico lo definisce anche madre, per cui l'opera Madre Nostra è in antitesi a Padre Nostro, perché Dio come padre ha anche attributi femminili, quindi anche madre, perché ripeto, nell'Antico Testamento il Dio nutre, accoglie, protegge, genera, e sono attributi tipicamente femminili, quindi nell'opera ho voluto esaltare soprattutto la capacità, la partecipazione della donna alla creazione divina attraverso la generazione, per cui questa Madre Nostra è Dio che genera e garantisce, no, la generazione l'uno dall'altro. Un significato molto importante, secondo me anche dei colori significativi. I colori sono sicuramente significativi e sono i colori primari, quelli che io utilizzo principalmente nella mia ricerca artistica. Il celeste rappresenta quindi il blu, vedete, sarebbe blu cobalto. Per fare il tecnico, rappresenta quindi l'infinito, l'anima, il futuro, ciò che è ignoto, ciò che è sconosciuto. Infatti la figura è rivolta verso questo blu cobalto, quindi verso l'infinito, verso il futuro. Il giallo nella mia tavolozza rappresenta l'appartenenza alla terra, l'esistere, l'esistenza, quindi il giallo del grano, del sole, no? L'essere fatti di terra fondamentalmente. E questo rosso ovviamente richiama il sangue, che è la vita, che poi è quella che garantisce la donna, il seguito della vita umana. E soprattutto questo volto che è un po' velato. Il volto è volutamente velato, ho ripreso questo segno dalle religioni orientali, dove il volto di Dio, il volto delle divinità viene coperto. Io ho voluto coprirlo, si intravede, perché comunque la divinità si rivela, si afferra, ma poi si vela nuovamente. E quindi qui ho cercato di dare il senso del mistero, anche perché la generazione della donna, la sua capacità di generare vita rimane ancora tutt'oggi un mistero. E poi volevo dare anche la possibilità che chiunque guardasse l'opera si rivedesse, e quindi in quel volto nascosto si ritrovano i volti di tutte le donne che appunto condividono l'esperienza di essere madri. Noi ci spostiamo, andiamo a guardare la tua installazione. Allora, l'installazione realizzata per l'International Calabria Art Festival si chiama Sin Donne, anche qua un tema molto simbolico e evocativo, ma anche purtroppo drammatico, perché tratta del dramma, appunto, scusate il gioco di parole, delle spose bambine e della violenza che subiscono all'interno del matrimonio. Sì. Diciamo che devo dire grazie a Maria Lacosta, direttore artistico di questo festival, perché appena ho proposto il tema lei subito ha preso il coraggio a due mani e mi ha detto sì, facciamo un'installazione che richiama questo fenomeno, possiamo definirlo così, che in realtà è una violenza sotto il sole. E la mia Sin Donne la logica è sempre la stessa, è di portare con l'arte la versione femminile di qualcosa che noi vediamo e leggiamo solo al maschile. Quindi noi parliamo di uomo della Sindone, importantissima, diciamo, reliquia del cristianesimo, e io qui ho voluto, diciamo, trasformarla nella donna della Sindone, perché il festival mi permette, no, è la celebrazione della donna in tutte le sue sfaccettature, quindi mi permetteva di poter fare questo. La mia, quindi, Sindonne, c'è anche un gioco di testo, di parole, è pensata proprio come un grido.
come un grido che viene da queste spose bambine, dove il lenzuolo della prima notte, del lenzuolo del talamo nuziale, diventa in un certo qual modo la loro tomba e il loro sudario. E quindi io ho riprodotto questa figura femminile proprio alla maniera dell'uomo della sindone, ma in realtà ecco, è la donna della sindone. E quindi vediamo questa donna che è da te ritratta come un vero e proprio Cristo. Sì. Cristo su... Sì, perché comunque Cristo rappresenta il prototipo di tutte le sofferenze umane, sia maschili che femminili, qui non c'è distinzione di sesso che tenga. E ci sono, mi piace precisare anche e focalizzare l'attenzione sulle tre stelle, che è una cosa, sono simboli ripresi dall'iconografia bizantina, dove Maria nelle icone col bambino in braccio viene rappresentata sempre con tre stelle, una sul capo, una sulla spalla destra e una sulla spalla sinistra. E queste tre stelle rappresentano la virginità di Maria prima, durante e dopo il parto. E io l'ho riprodotte qui proprio per, diciamo, avvalorare, sottolineare la purezza e la verginità di queste bambine che, ignare come carne al macello, devono purtroppo vivere il dramma di questo matrimonio, chiamiamolo così, di questa unione. Quindi anche questi pupazzi che stanno a volutamente a significare la mancata adolescenza, la mancanza proprio dell'infanzia. La negazione dell'infanzia. I peluche sono rappresentativi proprio della negazione del diritto ad avere un'infanzia, e il lenzuolo è anche il lenzuolo del letto, il letto della cameretta della bambina, dove gioca, dove sogna la donna che vuole essere, no? Dove immagina il suo futuro, si veste da principessa, no? Quindi i pupazzi, in questo caso i peluche, rappresentano proprio voltati, capovolti, rappresentano proprio questo capovolgimento, no? Che avviene nella vita di queste bambine che vengono date in matrimonio. Quindi è una denuncia, perché gli viene negato un diritto che gli è proprio, che è quello di essere bambine. Quindi questa bambina in questo caso, che si copre anche il ventre e le parti intime, come dicevamo, visto il tema legato anche alla violenza fisica. Sì. Il tema legato alla violenza fisica, che rimarca anche un tema parallelo, che è quello che di solito non si parla, o per tabù o per imbarazzo, che è la violenza che le donne subiscono all'interno del matrimonio. Quindi molte mogli, no, che hanno consacrato la loro vita a un uomo, purtroppo subiscono poi violenze che vengono confuse con l'amore. E quindi è una doppia denuncia, una denuncia del fenomeno delle spose bambine, che non è molto distante dalla nostra, da noi, può sembrare, ma non lo è, e quello della violenza all'interno del matrimonio, che di per sé è qualcosa, no, di perfetto, di comunque agli occhi degli altri, no, di canonico. Bene, ti ringrazio Massimiliano. Io ringrazio voi, ringrazio Femmina TV, ringrazio te e Laura, perché davvero siete un'eccellenza, e questo e siete poi lo strumento attraverso il quale, diciamo, l'artista può anche dare il suo messaggio, comunicare quello che vuole effettivamente che venga trasmesso. Quindi grazie a voi e grazie a Femmina TV ancora. Grazie a te, noi siamo felicissimi della tua presenza in questo festival, grazie. Sin donne. Una sindone al femminile, per denunciare gli abusi sulle spose e bambine, dove il letto nuziale equivale alla loro stessa tomba, insieme alla denuncia delle violenze sulle donne all'interno del matrimonio, confondendo l'amore. Sure.